Ci sarà una seconda fase con una seconda chiamata nel mese di giugno per le regioni del centro-nord e questo diventerà un progetto paese per rendere l'Italia non solo più digitale ma anche più intelligente. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Francesco Profumo illustrando a Napoli il bando Smart Cities and Communities, progetto finanziato con circa 200 milioni di euro per modelli di innovazione sociale rivolto ai giovani di Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Partendo dalla domanda pubblica ci sarà una risposta in termini di proposte di ricerca industriale di aziende, università, centri di ricerca. Questo ci consentirà di creare le condizioni perché sul territorio si creino nuove competenze, nuove piccole imprese, microimprese in grado di sviluppare il progetto in tutti i dettagli. L'assessore regionale alla ricerca scientifica della Regione Campania, Guido Trombetti, ha spiegato che all'interno del bando presentato dal Ministero per le Smart Cities, la Regione Campania si è ritagliato un ruolo di indirizzo e di valutazione. Il bando si integra perfettamente al piano di sviluppo regionale dell'ICT e con i progetti aggregativi già messi in campo e con il bando su distretti e laboratori in via di conclusione e di cui a breve si conoscerà la graduatoria, il tutto sarà completo.